red roses too, I see them bloom. Entrata qui, non a caso nel 2017, io aspettavo Lorenzo, non lo sapevo ancora. Siamo venuti a festeggiare il compleanno di mio nonno ed eravamo io, Graziano e i miei nonni. Mio nonno è lì seduto e ha esattamente 100 anni. Allora, buongiorno a tutti, tanta gente di Soncino mi conosce e come tanti sapete io ho suonato tanti anni con Kei del Furmai, facevamo dei concerti, io ho suonato davanti a anche 1000 persone, però sono più emozionato oggi che quando facevo un concerto. Le parole si fa fatica oggi un po' a dirle, perché però ringrazio naturalmente tutti i presenti, tutti quelli che mi hanno dato una mano in questo anno a lavorare per creare questo. Ringrazio Eros Valentina, che è il mio socio di avventura, e ringrazio in primis la famiglia Cerioli che mi ha dato la possibilità, mi ha dato la fiducia per riaprire questo parco, e spero di essere all'altezza delle aspettative. Adesso, visto che abbiamo nominato il dottor Cerioli, la invito, se vuole, a dire due parole, a fare un saluto. Grazie. Grazie, saluto tutti innanzitutto. Allora, volevo esprimere la gioia mia, di mia sorella Costanza, che è qua, che siamo i comproprietari di questo bellissimo parco, e di mia mamma, che però sgriderò perché lei dice 91 anni, sono troppo vecchia per muovermi, e invece appena avuto adesso. Ecco, l'esempio che non esiste un'età per cui non ci si possa più muovere, no? Voglio dire, esprime la gioia per vedere rinascere il Parco del Tinazzo, che ha cessato di funzionare nel 2018 con i precedenti gestori, che erano Aldo e Lidia Merlo. Poi c'è stato qualche accenno, qualche tentativo di qualcuno interessato. Poi è arrivata la slavina del Covid, che ha travolto tutto quello che di nuove iniziative, e adesso finalmente ci siamo incontrati con Graziano, con sua moglie e con i suoi amici, collaboratori, e sembrava una cosa difficile da realizzare, invece l'hanno realizzata. Complimenti. Grazie. È una cosa bellissima e sono sicuro, non è un augurio, ma sono sicuro che farà tanto successo. Grazie. Un ultimo ringraziamento anche, qua oltretutto dopo il Covid nel 21 o nel 22, se non ricordo, c'è stata anche una tromba d'aria che ha fatto una strage di alberi qui, fra cui c'era un noce ultracentenario gigantesco che è venuto giù, e diciamo che la manutenzione anche in questo periodo è stata fatta anche dai signori Grazioli del Tinazzo qua, e che quindi ringrazio pubblicamente. E poi non voglio rubare tempo alle autorità, niente, esprimere solo la felicità e i migliori auguri di ogni bene per questa iniziativa. Grazie mille. Allora, io proseguirei con la parte istituzionale. Chiedo un saluto innanzitutto al sindaco, grazie, il dottor Gallina, Gabriele. Infermiere. Ne hai bisogno. No, intanto chiamo qui con me l'assessore Chiara Rossi al turismo e commercio, che... e poi ovviamente discorsi brevissimi, saluti brevissimi da parte di tutti, e poi c'è un onorevole, ci sono i consiglieri regionali, c'è il nostro presidente del consiglio. In questo momento qui c'è solo da ringraziare la famiglia Cerioli per aver messo ancora a disposizione questo bellissimo parco alla nostra comunità,
ringraziare Paola, Graziano, Eros e Valentina, perché questo lavoro è stato un lavoro, capisco, comprendo, molto complicato, difficile, duro, ma il risultato è magnifico, quindi complimenti, davvero siete stati bravissimi e mi fermo qui, grazie a voi. Grazie Gabriele. Io, come son cinese, sono felicissima di questa riapertura, ma lo sono ancora di più come assessore al commercio e al turismo, per una nuova attività che avrà sicuramente successo. E per quanto riguarda il turismo, è un valore aggiunto per il nostro borgo, per tutti i visitatori che, dopo aver anche d'estate con la calura visitato il borgo al mattino, potranno poi al pomeriggio venire qua a ristorarsi. Quindi ragazzi, bravissimi, in bocca al lupo. Grazie. Adesso chiamo chi mi sopporta e supporta tutti i giorni. Silvana la conosco, sì, è lei è un'altra colonna portante. Lei ovviamente è l'onorevole Silvana Comaroli e ho il piacere di conoscerla personalmente, al di là che professionalmente, e ci tengo molto al fatto che oggi sia qui, perché io, avendo un lavoro comunque oltre al Tinazzo, chiedo spesso degli aiuti. Non ti ero permessi, però qui il sabato e la domenica. E quindi ecco, ho piacere a che faccia un saluto. Io oggi sono molto molto orgogliosa di essere qua. Uno, perché questo parco io da piccolina l'ho vissuto. Con i miei genitori sono cresciuta qua a 700 metri, quindi mi ricordo con i grazioli, i bambini grazioli di allora, che adesso sono un po' più grandi, venivamo qua in questo parco meraviglioso. Ma la cosa bella è veramente la volontà di vedere questi ragazzi che si sono avventurati in questa impresa, ma non dico impresa commerciale, proprio una vera impresa, perché noi oggi siamo qua, vediamo tutto bello, tutto tenuto bene, eccetera, ma ci sarà poi un enorme lavoro per mantenerlo così bello, per far sì che sia fruibile da tutti i visitatori. Questo qua è l'aspetto, e soprattutto non solo fruibile per venire a vedere il parco, perché ha una sua storia, ha una sua tipicità anche da un punto di vista delle piante che ci sono, molto particolari, non autoctone, ma particolari. E vedere loro che si cimentano in questa impresa è veramente bellissimo, perché la cosa bella è che loro faranno il lavoro duro e poi tutti noi ne potremo usufruire, perché è piacevolissimo la domenica venire qua con gli amici, eccetera, poter mangiare alla griglia. Bellissimo, bellissimo, quindi per noi son cinesi, ma giustamente, come ha detto anche l'assessore, per tutti i turisti che verranno, le gite scolaresche che avranno un luogo dove poter andare a poter mangiare, fare la loro pausa e quant'altro. Io aggiungo anche un grazie a loro per i nonni, perché una delle cose molto piacevoli che io vorrò fare, essendo presidente della casa di riposo, portare anche i nonni qua in questo posto, dove potranno di nuovo essere a contatto con le piante, con il verde. Abbiamo un pulmino e grazie al nostro autista Gorno, che si è già ha già promesso che farà lui da autista, che porteremo i nonni qua. Quindi veramente un grazie di cuore a Graziano, alla mitica Paola, che anche lei è stata una grande, perché so che l'ha voluto veramente con il cuore, ci ha creduto, e un grazie a Eros e a Valentino, che condivideranno questa esperienza. Grazie a tutti e arrivederci. Allora, prego i consiglieri se vogliono fare un saluto, il consigliere Ventura e il consigliere Piloni. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Io non ho visto il parco prima, per cui non ho idea di come potesse essere. Vedo il parco oggi, vedo un parco bellissimo, un parco molto ripulito, tanta gente che ha voglia di frequentarlo. Vedo la voglia di fare di Graziano e Paola, vedo il loro entusiasmo. Un entusiasmo che in questi momenti fa bene per riportare
piacere anche alla collettività, che sicuramente verrà qui a dare delle soddisfazioni. Per cui grazie a chi ha messo a disposizione il parco, grazie a chi l'ha pulito, grazie a loro per l'attività che intraprenderanno e buon parco a tutti. Grazie. Ma io al contrario tu Marcello, il parco del Tiazzo lo conosco bene perché ci ho passato tanti anni, tante bellissime serate. E quindi al di là del ruolo istituzionale essere qui oggi è proprio una felicità, perché insomma quando, anch'io come te Paola, quando l'ultima volta che sono venuto qui non avevo Giacomo e oggi l'ho portato apposta, quindi oggi no, davvero è la testimonianza che le storie in fondo non finiscono e per non farle finire c'è bisogno del coraggio e della passione, per cui noi siamo qua in tanti oggi soprattutto a ringraziare Graziano, Paola, Eros per il lavoro che hanno fatto, che stanno facendo e soprattutto che faranno. Quindi questo è un regalo che voi fate a tanti di noi, a chi ha vissuto il parco e soprattutto a tanti che non hanno ancora avuto modo di conoscerlo e che grazie a voi lo conosceranno. Vi auguro tante soddisfazioni, grazie. Complimenti. Grazie a te. Allora, io direi che la parte istituzionale possiamo ritenerla conclusa, spendo solo due parole perché Graziano poi prima era emozionato e quindi i ringraziamenti non abbiamo fatto volutamente nomi per paura poi di dimenticare magari qualcuno, però ci sono qui tra di noi tantissime persone che sanno perfettamente la riconoscenza che abbiamo nei loro confronti e sono stati davvero fondamentali per noi, perché comunque al di là di amici si sono rivelati veramente dei consiglieri, dei supporti nei momenti di crisi, ne abbiamo avuti tanti e continueremo magari anche ad averne, perché ovviamente siamo due coppie di ragazzi giovani, io giovane mica tanto, loro un po' di più, giovani, abbiamo dei bambini piccoli da gestire, quindi cioè i momenti di sconforto ci sono stati, le incertezze, le paure erano tante, sono ancora tante, ovviamente nessuno ha la bacchetta magica o la sfera di cristallo, però confidiamo di non deludere con le aspettative e siamo certi che potrà essere un successo. Noi ci impegneremo al massimo, poi dopo vediamo, confidiamo anche in voi, ecco, aiutateci. Adesso chiedo gentilmente a Don Giuseppe di fare una piccola benedizione, poi magari facciamo l'inno e il nastro lo farei tagliare ai nostri bimbi, se non vi dispiace ci mettiamo dietro e così vedrete loro all'opera. Io vi ho messo l'occhio su questo parco già da tempo, perché quando l'ho chiuso ho detto quel parco lì avrebbe proprio bisogno di essere risistemato, bene o male, ecco, grazie a Dio che ci siete voi. Adesso noi preghiamo insieme perché vogliamo davvero che la benedizione scenda sul loro lavoro, sulle loro famiglie, su tutti quanti frequenteranno questo parco, ma soprattutto c'è un capolavoro in questo parco, è lì appena dentro, che è la chiesetta di Santa Maria della Neve. Chiesa che ha bisogno davvero di essere non solo officiata e che ogni tanto grazie alla disponibilità della famiglia Cerioli veniamo a dir messa, ma soprattutto è un luogo che artisticamente avrebbe bisogno di essere, come dire, visitato, riconosciuto, dentro gli itinerari che Soncino potrebbe permettere. È vero che Soncino è un mordi e fuggi per cui vengono in mezzogiornata, guardano e se ne vanno, ma quali altre possibilità davvero potrebbe offrire, no? Abbiamo delle opere forse un po' più secondarie come questa, come San Pietro, come altre realtà che sono magari un po' più marginali, ma che ci auguriamo tutti coloro che sono competenti di turismo qui presenti possano davvero mettere attenzione a questa realtà. Quindi grazie davvero e grazie, invochiamo davvero Maria su di voi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per intercessione di Santa Maria della Neve, scenda su tutti voi la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. E tanti auguri. Grazie.
of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful